Ho appena finito di vedere Comandante al Palabiennale, ma prima di parlarvi di Comandante volevo parlarvi un attimo del regista di Comandante, ovvero Edoardo De Angelis, questo regista napoletano che in realtà è proprio il tipo di regista di cui la nostra cinematografia avrebbe un bisogno disperato, perché è un abilissimo mestierante. La nostra cinematografia al momento non ha bisogno di grandissimi autori, abbiamo Nanni Moretti, abbiamo Marco Bellocchio fra i più anziani, ma fra i meno vecchi, ad esempio, abbiamo Matteo Garrone, che sarà proprio qui a Venezia in concorso con il suo Io Capitano. Ma ecco, Edoardo De Angelis, secondo me, è proprio quel tipo di regista che, pian pianino, nel corso degli anni, ha saputo girare nel suo piccolo anche del buon cinema commerciale, del buon cinema di consumo. Non tutti i suoi film sono granché, in realtà, ma fra quelli che amo di più, ad esempio, c'è Indivisibile, che raccontava la storia di queste due gemelle siamesi all'interno della mafia, ma non si è limitato a lavorare per la sala e per il cinema che va in sala, ed è proprio in questo che secondo me consiste la sua abilità preziosa come regista che si mette al servizio del sistema. Soltanto recentemente abbiamo visto su Netflix la serie La vita bugiarda degli adulti, che è stata diretta proprio da lui. Negli ultimi anni abbiamo visto su Rai 1 varie commedie di Edoardo De Filippo con protagonista Sergio Castellitto che sono state dirette proprio da lui, tra queste Natale in casa Cupiello. Ecco, credo che l'importanza di registi come Edoardo De Angelis all'interno del sistema cinema italiano stia proprio in questo, ovvero in questa abilità nel mettersi al servizio di progetti senza avere una base autoriale, perché appunto questa base autoriale sarebbe dannosa per lo stesso cinema di genere che appunto abbiamo bisogno di fare e che registi come De Angelis ci permettono di fare. E questo comandante secondo me conferma l'abilità tecnica di De Angelis, ma ecco, parliamo di un film discreto, niente di più, non aspettatevi capolavoroni, ma se vi piace Pier Francesco Favino, se vi piace un certo tipo di cinema bellico, io vi consiglio comunque di andarlo a vedere al cinema non appena uscirà nelle nostre sale. È un film che parla di una vicenda realmente accaduta, di questo comandante interpretato da Favino che durante la Seconda Guerra Mondiale decise di accogliere nel suo sommergibile i naufraghi del sommergibile belga, che in realtà appunto sarebbe stato neutrale, ma diciamo che trasportava materiale per gli inglesi. Ecco, decise di accogliere questi naufraghi andando contro le leggi che gli intimerebbero di non farlo. È una vicenda che tra l'altro era già stata trattata in un altro film, un film degli anni 50 che si intitolava La Grande Speranza. Vi metto qui sotto il link su YouTube per vedervelo integralmente se vi interessa, ma esattamente come quel film, anche questo comandante è un film molto retorico, è un film anche molto didascalico in alcuni momenti, è un film che si prefiggerebbe di essere anche cinema spettacolare, riuscendoci a volte, ma non del tutto per quanto mi riguarda, perché è un film più riuscito sul versante intimista. Questo può essere un vantaggio, ma uno svantaggio da un altro punto di vista. Ed è un film bellico che però non è così convintamente antimilitarista. Non che sia un film a favore della guerra, ci mancherebbe anche questo, assolutamente no. È un film velatamente antimilitarista, ma non convintamente, ecco. Ed è un film che è più interessante per quello che suggerisce in merito alle vicende di stretta attualità piuttosto che per la vicenda in sé, perché in realtà è un film che apertamente offre di essere letto da parte dello spettatore come metafora dell'immigrazione e come metafora della guerra in Ucraina, perché la didascalia iniziale è datata a marzo 2023 e ha a che fare proprio con la guerra in Ucraina. Ma soprattutto è un film sull'immigrazione, su come viene attualmente gestito il fenomeno migratorio in Italia. Perché è un film che arriva a dirci che se c'è qualcuno in mare bisogna soccorrerlo, anche se c'è qualcuno sopra di te che preferirebbe che non venisse soccorso. Insomma, ogni riferimento è puramente voluto, perché il film è fatto apposta per far riflettere proprio su questi temi e lo fa apertamente e non ha nessun pudore a farlo apertamente con tanta retorica. Ma soprattutto in realtà questo aspetto non viene ricollegato a un bisogno umanitario, appunto soccorrere qualcuno che sta per affogare, ma all'italianità. È questo che mi ha profondamente interessato del film, perché il film in sostanza
vuole essere una celebrazione dell'istinto italiano all'accoglienza. Noi italiani saremo anche molto litigiosi, soprattutto tra noi, saremo anche molto fascisti, saremo anche molto bisognosi di mettere il petto in fuori e dimostrarci eroici, virili, eccetera, ma al momento del dunque siamo sempre stati in grado e sempre lo saremo di tendere una mano al prossimo in difficoltà. Questo prossimo possiamo essere noi stessi italiani, ma anche qualcun altro. Ecco, il film ci tiene a ribadire proprio questo istinto italiano all'accoglienza, che non è semplicemente, come dire, una vocazione umanitaria, è proprio qualcosa che è nel nostro DNA di popolo. E noi italiani sappiamo accogliere e tendere una mano al prossimo soprattutto utilizzando la cucina, quindi il cibo, e la musica, e c'è proprio una sequenza emblematica su questo all'interno del film. Quindi, ricapitolando, siamo di fronte a del buon cinema commerciale, nulla di più, nulla di meno, un film che comunque all'interno del concorso di Venezia potrà rosicchiare qualcosina, forse proprio per queste tematiche dell'Ucraina e dell'accoglienza degli immigrati, quindi stiamo attenti, magari qualche premio potrebbe beccarlo proprio tirandolo per la giacchetta, però come dire, non ha chance di prendere premi grossi assolutamente. È una buona apertura del Festival di Venezia, ma non eccezionale, non un grande film. Ecco, secondo me, se lo si valuta proprio nella sua natura di prodotto commerciale, il film fa il suo, è un buono spettacolo, eccetera. Se qualcuno si aspetta di più e si aspettava di più, e già vedo delle stroncature su Letterboxd abbastanza esagerate, ecco, secondo me è proprio una questione di aspettative, quindi bene, nulla di più.